I cani provenienti dalle regioni artiche si dividono in quattro razze: il Siberian Husky, l'Alaskan Malamute, il Samoiedo e il Groenlandese. A queste quattro fondamentali razze nordiche, gli allevatori hanno recentemente aggiunto degli ibridi esclusivamente selezionati per le competizioni di sled dog. Particolarmente interessante è lo sviluppo dell'Alaskan Husky, un portentoso cocktail di velocità, resistenza ed intelligenza, in quanto nelle sue vene scorre sangue di levriero, di Siberian Husky e di cane da caccia. Lo standard del Siberian Husky ritrae un cane da lavoro di media taglia, agile e scattante. Sciolto, elegante, ha un corpo moderatamente compatto e ben fornito di pelo, ha una corsa scorrevole ed apparentemente senza sforzo. È un cane che esprime un perfetto equilibrio fra forza, velocità e resistenza. Un'importante caratteristica di razza è anche il temperamento. Il Siberian Husky, infatti, deve essere amabile ed amichevole, mai aggressivo, ma nemmeno troppo timido. Lo standard dell'Alaskan Malamute descrive un cane da traino pesante selezionato per trottare instancabilmente in condizioni climatiche estreme. Potente, solido, con torace profondo e corpo compatto ma non troppo corto, dispone di arti robusti e moderatamente angolati. Mai pesante, massiccio o sovrappeso, il Malamute è un solido ed agile trottatore adatto a trainare carichi pesanti su lunghe percorrenze. Dotato di grande resistenza, riesce ad esprimere il massimo dell'efficacia con il minimo dispendio di energia, anche grazie al single track, cioè un passo armonioso ed equilibrato che elimina qualsiasi sforzo non necessario, mantenendo sempre fermo il baricentro ed evitando la possibilità di incroci fra le zampe. Il Siberian Husky, bellissimo e tipico esemplare di cane nordico, è ben adattabile alla vita di appartamento. Pulitissimo, molto allegro ed amichevole con tutti, non è mai aggressivo e quindi può vivere con bambini e persone anziane. Difficilmente litiga con gli altri cani se non viene provocato. Anche l'Alaskan Malamute è un cane molto bello, soprattutto per chi ama gli esemplari dall'aspetto imponente. Ha pelo di lunghezza media, praticamente inodore, ed è molto più silenzioso dell'Husky. A differenza degli altri nordici, ha bisogno di grandi spazi e di una maggiore quantità di cibo. Anche per lui, comunque, è necessaria la costante presenza del padrone. Il cane nordico è pulito ed è quindi facilmente educabile alle regole dell'igiene casalinga. L'addestramento di un cane da slitta può iniziare verso i 4 mesi, abituando il cucciolo all'imbragatura. La neve non è necessaria, basta una tranquilla strada di campagna non asfaltata. Lo sled dog, oggi sport largamente diffuso in tutto il mondo occidentale, ha origini lontane che risalgono ai tempi in cui i cercatori d'oro dell'Alaska, per far passare più in fretta i lunghi inverni, organizzavano gare di cani da slitta. I due cani maggiormente utilizzati nelle gare di sled dog sono i Siberian e gli Alaskan Husky, per le loro doti di leggerezza, velocità e resistenza. Compito del masher è principalmente quello di tenere sempre la linea di traino, rimanendo con i piedi appoggiati sulle estremità posteriori dei pattini. Fondamentale è rimanere sempre attaccati alla slitta, anche nelle situazioni più difficili. È assolutamente sconsigliato legarsi alla slitta, perché in caso di caduta le conseguenze potrebbero essere veramente gravi. Il buon masher deve dimostrare sempre calma e sicurezza, dare comandi secchi e chiari, ma deve anche pedalare con i piedi, seguendo il ritmo della muta, spostare la slitta in salita e in discesa, frenare al momento giusto per impedire che la slitta investa i cani. Comunque, anche se le entusiasmanti performance sulla slitta non fanno per voi, sappiate che il cane nordico sarà sempre un compagno di vita veramente superlativo. Assieme a lui potrete affrontare impegnative avventure, godervi divertenti e rilassanti passeggiate a piedi e in bicicletta, o trascorrere semplicemente gioiosi momenti con tutta la famiglia. Il cane vi sarà sempre vicino, fedele al richiamo del suo padrone, ovvero del suo stimato e adorato capobranco.